Semplicemente è un auspicio, cioè un'idea che mi è venuta qualche tempo fa ricordandomi un film di Vittorio De Sica che era Il Boom, dove una persona si vendeva un occhio. Allora ho pensato che il momento, quello che stiamo vivendo, effettivamente era un momento che poteva portare anche probabilmente a un boom, e quindi l'auspicio è continuato a ballare nella mia mente, si può dire proprio così, fino a che naturalmente siamo arrivati a questa immagine meravigliosa di Alberto Sordi che si vede appunto l'occhio in quel film meraviglioso del 63. Però l'idea è quella di, nonostante le difficoltà, nonostante tutto quello che stiamo vivendo, di riprendere con la cultura e di dare alla cultura l'impatto giusto. La prima serata è andata molto bene, abbiamo avuto dei piccoli inconvenienti ma poi siamo riusciti a risolverli, e grazie a Gipo di Napoli, alla sua banda Cadabra, ma anche alla Frankie Micheli Band, che hanno aperto naturalmente il festival di Via di Banda. Nella seconda serata sapete benissimo quello che abbiamo avuto, cioè Roy Paci e i suoi Re Tusca nell'ultimo suo tour mondiale, Desperdita. Oltretutto abbiamo aperto sempre tenendo occhio a quella che è il simbolo di Via di Banda, cioè girare per le strade, fare in modo che le strade vivano, e in questo modo abbiamo ripreso sempre e comunque ad ogni inizio di serata le band, le marching band. Quindi la prima sera abbiamo avuto la banda Cadabra che ha girato per il paese, la seconda sera la Zastava Orchestra che poi si è esibita nel preconcerto di Roy Paci, la terza sera avremo i Sessin Funky accanto al recital di Alessandro D'Alessandro che aprirà il concerto di Rocco Papaleo. Beh, un legame ormai diventato storico, io mi sento sandonatese per tre quarti oppure diciamo per metà, ma in effetti ci sono molte destinazioni e luoghi del cuore. Uno di questi sicuramente rimane San Donato Valdicomino, perché è il paese che più ha permesso di creare un festival così curioso, innovativo e pieno di vita, che ovviamente anche in questi due anni questa vita ha cercato di sopprimerla in un certo senso, di contenerla, ma siamo riusciti pur sempre a mantenere la barra dritta e a creare naturalmente un festival che si muovesse da sé e che creasse sempre quell'impatto e quella grande collaborazione e sinergia con il pubblico. Prima di tutto io voglio ringraziare come sempre, come ogni anno, Vera Cavallaro, che ci crea uno spettacolo a cielo aperto meraviglioso, e senza di lei io non avrei potuto ricreare le atmosfere del film di Vittorio De Sica del Boom, perché lei si è prestata al travestimento e a creare naturalmente tutti quelli che erano i personaggi di questo film meraviglioso, come il commendator Bausetti, lo stesso Alberto Sordi che vende un occhio, la moglie che in un certo senso ha borghese, cioè tutta questa varia umanità che si ritrovava nel periodo del boom, che voglio ricordare andava dal 1960 poi al periodo cosiddetto del riflusso, che è del 1965. Oltre Vera noi dobbiamo ricordare la regione Lazio, che beh, insomma, ogni anno ci omaggia del suo sguardo attento. In questo sguardo attento c'è ovviamente una delle prime tre posizioni tra i festival di artisti da strada di tutto il Lazio, e questo a noi ci onora, perché negli anni precedenti noi abbiamo cercato soprattutto di creare una visione internazionale del festival, portando, come dire, tante band straniere. Purtroppo per causa Covid queste band straniere quest'anno sono venute, come l'anno scorso, sono venute a mancare, quindi abbiamo cercato in ogni caso di mantenere una certa visione di quella che è l'arte, di quello che è il nostro festival. Oltre questo io devo ringraziare tutti gli sponsor privati che ogni anno aumentano, come aumenta l'offerta di Via di Banda, quindi la BBC, la Banca Popolare del Cassinate, che ogni anno mantiene evidentemente la sua visione di main sponsor nei confronti di questo festival, così come tanti altri festival, come tante altre realtà come l'Unipolsai, la Finas di Giuseppe Sera, oppure le nuove realtà che ci hanno aiutato in questo festival, che sicuramente è molto più oneroso rispetto a quello degli altri anni.